Zombie apocalypse. Allora, ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, come state? Spero bene. Allora, nuovo video chiacchiericcio anche oggi, perché anche a me mi va a fare video chiacchiericci anche oggi, quindi nulla. Spero che state bene e questo video stavolta è sempre col telefono Xiaomi Mi 11 Lite, è fatto in 4K, quindi spero si veda bene, spero che vi possa piacere a tutti. Allora, comincio col dirvi che appena potrò farò altri video così, video che chiacchierisci barra video vlog, non so cosa metterò, cosa includerò nel video, ma al momento questo è un video di prova, non so cosa ne possa uscire, ma ci voglio provare a fare questi video così. Allora, ovviamente il video è in con la telecamera posteriore, perché quello di davanti non si vede il massimo del massimo. E ho capito che volete la qualità, non solo del contenuto, ma che cercate la qualità nei miei video, quindi scusate, quindi va bene così. Io vi aiuto a vedere meglio i miei video, basta che siano di qualità. E cosa dire oggi? Innanzitutto sono contenta che finalmente sto tornando a fare questi video un po' chiacchierici, che si vedono bene. Non dico che siano chissà che video, ma almeno che si capisca bene cosa dico, cosa mostro e via discorrendo. Allora, comincio col dirvi che da qui in avanti vedrete altri video, non solo chiacchierici, ma video di pulizia, video di skin care, make up. Voi dite, ma non ne fai più make up? Sì, make up ne farò, ma con la premessa che non so quando comincerò a partire a fare video make up, a partire nel senso vero che non so quando riuscirò, perché mi devo organizzare, e organizzare non è semplice, perché tutte le volte che mi organizzo succede un patatrack, che o vengo chiamata a uscire, vabbè, non dico per fare la spesa, ma per fare altre cose, questioni personali, nel senso appuntamenti medici, ma vabbè, dettagli, questa è la vita reale, ragazze. Quando non sto bene ho bisogno di andare o dal medico o di andare a fisioterapia, perché no, non è a pagamento, è gratuita, la faccio anche in casa tante volte, ma devo prendere appuntamento, perché tra poco macchina mi tocca la fisioterapia, perché ho la schiena non è messa benissimo, mi fa anche male, oggi mi fa male cane, ma per fortuna, come vedete, sono seduta con la schiena attaccata a questa parte qua, allo schienale della mia sedia, quindi non sto bene, però non sto neanche malaccia, solo che devo stare attenta. Scusate la mia voce rauca, ma è da prima che sto parlando, facendo video, e mi sta andando via la voce, ma vabbè, quello sono piccoli particolari, non ci facciamo caso, anche se è impossibile non farci caso, perché anche senza fare video parlo con mia nonna, poi parlo al telefono con altri amici miei, quindi vabbè, nulla. E vi stavo dicendo, devo fare fisioterapia, devo prendere appuntamento per altre cose mie che adesso non sto qua a rivelarvi e poi devo anche prendere appuntamento dal dentista, quindi vabbè, prendo un sacco di appuntamenti, quindi non è semplice la cosa. E niente, e quindi non so neanche io quando finirà tutta questa sorte dei medici, ma vabbè, dettagli, no comment. Ma vi giuro che il make up, se riesco, lo realizzerò, almeno uno o due make up a settimana. Make up, non diciamo make up tutorial, perché ripeto, non voglio insegnare nulla a nessuno, voglio solamente divertirmi con voi a sperimentare un make up look facile da realizzare, non dico proprio una cosa eccessiva, ma una cosa portabile per tutti. Io non sono una make up artist, non lo sarò mai, tanto non mi interessa esserlo, ma mi interessa almeno portarvi con me nel mio mondo make uposo, come suol dire, cioè che a me piace parlare di trucco, no? Piace truccarmi con voi, e perché non parlare di make up e farvi un trucco con me? Ok, va bene, voi fare un make up tutorial, che poi io ripeto, per me non è make up tutorial, ma è un semplice
come dire, mi preparo con voi, semplice, semplice così si muore, ragazze. Se sentite rumori, non sono io, ma è giù che c'è mia zia che sta urlando, non so come cosa, vabbè, dettagli. E nulla, quindi se sentite voci, io metterò musica o qualcosa, ma è inevitabile, ragazzi. Quando vabbè, non voglio mettere bocca perché poi ogni volta, per carità, no comment. E nulla, dunque, sì, lo so, se mi trovate irritata è per questo, perché c'è da prima una discussione in corso che non viene bene a nessuno. Ma non è in casa mia, è sotto casa mia e si sente da qua su. Capirete bene, mamma mia, per carità di Dio. Adesso non voglio mettervi non voglio mettere alla finzione di nessuno nulla, vabbè, niente. Comunque, voi raccontatemi voi sotto i commenti come state, come avete trascorso le vacanze e natalizie e non solo, Befana e via discorrendo, perché da quando mi sono truccata l'altro giorno ho notato che non ho chiesto a tutti voi e a tutte voi come avete trascorso le vacanze natalizie e Capodanno, via discorrendo, come vi siete preparate per il Natale, anche se oramai ci stiamo vedendo nel prossimo anno, in questo video nel 2022, che si spera è meglio, ma cioè, vabbè. No comment, perché anche il 22 speriamo che sia bene, perché non è il massimo neanche per me il 2022. Per me è cominciato un po' maluccio, ma vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Non so perché, ma c'è qualcosa che mi è cominciato storto. Voi direte, sei fissata con qualcosa che sappiamo già noi? No, non è solo quello, è il fatto che mia nonna la pensa sempre sta cosa, che migliorerà tutto, che faremo i vaccini, quello e quell'altro, la gente è un po' fissata perché non si vuole vaccinare, c'ha paura, poi bisogna qua, bisogna là, perché altrimenti, vabbè, non voglio mettere bocca sui vaccini perché, allora, prima di tutto, ognuno come dire, ha il proprio modo di pensare e di agire, e io non voglio mettere bocca, però mia nonna la pensa diversamente a me. E quindi no comment. Niente, ragazzi, questo era un video di prova. Io vi ho detto tutto, vi ho parlato un po' del nulla, ma almeno vi ho fatto un po' di compagnia. Vi ho fatto un po' un video così a cazzeggiamento, come si può dire, non si può dire, ma io lo dico lo stesso, così alla cavolo di cane. Ma spero che vi abbia fatto un po' di compagnia. Era un po' un video confusionario, però. Zombie apocalypse.